Napoli dei giovani non tradisce Lippi. Dopo la convincente partita di mercoledì contro il Torino, i partenopei ottengono all'Olimpico una vittoria importante. Questi giovani hanno lottato, hanno voglia, hanno fame di successo, hanno voglia di lottare, ma non solo i giovani, anche degli ultra trentenni come Corradini oggi, che è stato ripescato, ha fatto pienamente la sua parte. Napoli-Roma, una sfida del Sud che in altri tempi avrebbe suscitato maggiore interesse. Oggi invece l'atmosfera è quasi dimessa, le due squadre hanno problemi di identità. Lippi può di nuovo contare sullo svedese Tern, che giocherà in posizione più avanzata, pronto a lanciare Di Canio e Buso. In panchina Policano, Corini e Nela. Dalla parte opposta Carlo Mazzone mantiene le promesse. Dopo aver criticato apertamente chi a Udine non aveva sofferto abbastanza, lascia in tribuna Mihajlovic. Dopo 4 minuti c'è un contrasto duro tra Balbo e Taglialatela. Nessun problema per il portiere del Napoli, mentre il centravanti giallorosso zoppicherà fino alla fine del primo tempo, per poi essere sostituito con Muzzi. La partita è brutta, i padroni di casa non riescono ad impostare il gioco, restano intrappolati nella rete difensiva degli avversari. Mazzone. Anche se dobbiamo dire che oggi era molto difficile giocare, c'erano queste marcature uomo contro uomo a tutto campo, molto strette, c'erano i famosi falli tattici, questo fallo tattico che non so perché viene consentito continuamente, si vuole il calcio spettacolo e poi si permette il fallo tattico. Adesso io non chiamo in causa il Napoli, ma ci sono tantissime altre squadre che fanno questo comportamento, questo ostruzionismo, questo non è calcio, questo non lo dico perché abbiamo perso, altrimenti imparo anch'io a fare il fallo tattico. Piacentini si dà da fare come può, ma i suoi limiti spesso sono evidenti. Esler soffre troppo la marcatura del ventenne Cannavaro e dell'ombra del giocatore che un anno fa illuminava la squadra. Giannini è meno ispirato del solito. Il Napoli va in vantaggio dopo 25 minuti, tiro di Gambaro, rimpallo e diagonale di Buso. La Roma reagisce e pareggia con Rizzitelli. Nella ripresa la situazione un po' cambia, il Napoli è più concreto, gioca la sua partita di contenimento con marcature strette ma d'altra parte prevedibilissime. La formazione di casa invece ha solo idee confuse, il centrocampo con Bonacina tra i migliori è però troppo lento e oggi anche la difesa non va. Al 7° minuto Lanna si fa superare da Buso che serve Di Canio. L'ex giocatore della Juventus realizza da fuori aria. Immediata la reazione dei giallorossi che pareggiano con Bonacina. Il Napoli dei ventenni, il Napoli operaio, svolge il compitino affidatogli dall'allenatore con bravura, continua a difendersi per esprimersi al meglio in contropiede e così arriva il terzo gol. Ancora una disattenzione di Lanna e Ferrara imita Di Canio, è il 3-2, in chiusura le espulsioni di Piacentini e Bonacina. L'autocritica di Lanna. Oggi abbiamo dato tanto, il gioco non c'è ancora, ma questo lo sapevano, non è possibile che una partita all'altra arrivi il gioco. La sconfitta della Roma brucia, il presidente Di Martino dribbla con bravura i microfoni. Oggi non si vedono né Sensi né mezza Roma. Le sconfitte non meritano commenti, dunque. Carlo Mazzone dà bacchettate a tutti. C'è troppa agitazione, c'è troppa tensione, cioè vogliamo fare tutto presto e velocemente, questo può essere a lunga dannoso. Io penso di avere più esperienza di tutti coloro che fanno parte della Roma, della società, degli addetti ai lavori. In questi momenti ci vuole calma, molto calma, perché ultimamente abbiamo così voluto velocizzare quello che in questo momento non è molto veloce. Dobbiamo avere pazienza, altrimenti, come si dice a Roma, sfasciamo tutto.